I rider facciatutto della linea Orech sono tra le migliori espressioni per poter eseguire dei lavori in pendenza o anche in piano, ove vi siano delle situazioni estreme, quindi vuol dire erba alta, arbusti, rovi, ramaglie di qualsiasi tipo. Queste macchine riescono ad affrontare queste situazioni senza essere troppo messe sotto sforzo. Per cui stiamo vedendo in questo momento il top di gamma, che è la 4 ruote motrici, che nello specifico è la RM980F, che è equipaggiata da un motore Brickstrato da 23 cavalli, con una cilindrata di 627 cm3. Abbiamo un avviamento elettrico, la trasmissione della macchina è idrostatica, quindi tramite una leva io posso continuamente variare la velocità in avanzamento e in retromarcia, e quindi avendo una velocità notevole da questo punto di vista. Il bloccaggio di differenziale è di serie su questa macchina, quindi lo aziono io al bisogno. Il cambio abbiamo già detto che è a variazione continua. Il volante è regolabile su tre posizioni in altezza, più abbiamo il sistema di sterzo rapido. È una macchina che pesa 310 kg. Il gruppo di taglio è formato da uno lama a due coltelli flottanti. Quindi, nel caso anche di situazioni estreme, che ho dei sassi o dei tombini, la lama flette non danneggiandosi. La larghezza di taglio è di 98 cm in questo caso, quindi poco meno inferiore al metro, e l'altezza di taglio varia dai 5 cm agli 11 cm, con una regolazione millimetrica supportato da un pistone a gas. La velocità in avanzamento è da 0 a 11 km orari e in retromarcia da 0 a 4,5 km orari. Le ruote sono artigliate per avere un grip ottimale, la capacità del serbatoio di 14 litri. Il sistema che offre Orech nella trazione, nel caso in cui vi siano condizioni sfavorevoli, magari come pendenze, è l'inserimento automatico delle 4 ruote motrici, altrimenti la macchina viaggia sempre a 2 ruote motrici, quindi assorbe sempre la potenza necessaria per fare quello sforzo. La vediamo in questo momento in una situazione estrema, sia di pendenza che diciamo di fondo come grip, e soprattutto sta operando in un'area nella quale negli ultimi 5 anni non è mai stato eseguito nessun tipo di sfalcio. Quindi abbiamo l'erba che si è prodotta durante tutto l'ultimo anno, che si vede che è piegata su se stessa, è fitta, è bagnata, e quindi la macchina è messa proprio alle strette. Se volete ulteriori informazioni sulla macchina, potete cliccare sul link in descrizione. Se volete continuamente essere aggiornati sulle macchine che noi vi proponiamo e sulle prove che facciamo, potete iscrivervi al nostro canale YouTube e quindi sarete costantemente aggiornati.